In diretta la conferenza stampa dopo la riunione del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico convocata in prefettura in vista della festa Scudetto del Napoli. Sta parlando in questo momento il prefetto Claudio Palomba, sentiamo. La riunione è proseguita anche con l'organizzazione del 4 giugno, dove il Presidente sta lavorando alacremente per fornire non solo a Napoli città ma un po' dappertutto con collegamenti diciamo a livello non solo nazionale ma anche internazionale, uno spettacolo che ovviamente servirà a tutta la città. Quindi negli incontri precedenti abbiamo in linea di massima, ma ci saranno anche più tardi dei tavoli un po' più tecnici, mantenuto l'impianto che abbiamo messo in campo domenica, già a partire da mercoledì. Come voi avete visto, l'impianto e il programma di controlli, di varchi, eccetera, ovviamente è molto elastico, perché qualora non si dovessero verificare le condizioni, noi non vogliamo aggravare nessuno. Più tardi incontreremo anche le associazioni di categoria con le quali vogliamo colloquiare e diciamo, dare a loro quella che è la programmazione di questi 3 giorni. Quindi già mercoledì sera, alle ore presumibilmente alle 21, partiranno il sistema che abbiamo messo in atto domenica scorsa, con la possibilità che venga pienamente revocato, ci auguriamo di no, da tifosi napoletani, revocato laddove alle 11:15 non ci fossero le condizioni, diciamo, e altrettanto faremo giovedì sera. Giovedì, poi lo dirà meglio il Presidente, lo stadio Maradona sarà aperto ai tifosi per la possibilità di vedere in diretta la partita Udinese-Napoli. Stesso sistema, appunto, come vi dicevo prima, verrà messo in atto giovedì sera. Per quanto riguarda l'eventualità di domenica, ovviamente, oltre ad aggiornarci venerdì mattina, diciamo, dovrebbe essere messo in campo lo stesso sistema che abbiamo previsto domenica. Ovviamente abbiamo anche tenuto conto del fatto che si tratta di 2 giorni infrasettimanali, mercoledì e giovedì, perché noi il nostro interesse è anche di salvaguardare tutti i cittadini, chi lavora, eccetera, ecco perché parte alle 21 eventualmente il sistema, e quindi comunque ci stiamo aggiornando a venerdì mattina, ma in linea di massima anche domenica, che potrebbe essere il primo appuntamento della città di Napoli, dei tifosi napoletani con la squadra, non usiamo le parole che sappiamo tutti, stiamo confermando il programma che abbiamo messo in campo domenica scorsa. Quindi più tardi avremo la riunione del CCS con aziende di trasporti e tutti gli altri per mettere a punto quel sistema. Devo dire che l'insediamento del comitato del centro soccorsi è stato molto utile, perché seguivamo passo passo anche con il comune, con tutti gli altri, anche la protezione civile ha collaborato moltissimo. Così dunque il prefetto di Napoli Claudio Palomba.